Sono Oreste Gold e questo è il mio banco dei pegni. Se c'è una cosa che ho imparato in 30 anni di attività, e credetemi, caricetto Cicinello vicino Squala, pure i soppiscia. Intenga, capo a passiamo. Fatemi la cortesia. Sentite, dai che spicci, volevi un caffè, via da via la uvia. Amico, mi fa la carità. Mi dovete fare la cortesia di valutare questo cappello. Questo è il cappello del marinaio che stiamo con un po' di Titanic che si è affornato. Ma... oh sì, ma facetemi un piacere. Volete far credere a me che chi c'è un cappello del marinaro che si è affondato in coppa di Titanic? Signore, non aprite l'etichetta. Titanic è un po' consumato, sapete, per la corrosione del mare. Ecco qua, Titanic ci manca a te perché sei corroso, se non ci sta. Un articolo del genere lascerebbe qualsiasi collezionista senza parole. Ma se non è originale, non solo buffe parole, o atta pure. Beh, certo, chi si mara va, chi si cappello piglia. E come l'hai avuta? La bisnonna di mio nonno stava in coppa da sciolpo di salvataggio ed era tutta bagnata. Allora chiese a questo marinaio il suo cappello. Ma non perché sentiva freddo, ma perché tu le fai una fotografia. Beh, certo, si mi buttava una fotografia, era meglio però. Era inutile, la fotografia c'aveva certe le spalle. E dicitemi una cosa, sì, e quando vorreste farci? Sentite, io navigando ho visto che può valere anche 3.000 euro. Navigando? Voi navigate, ma impossi a mare con tutte le panne, proprio un cappello. Mi dispiace se chiamo un esperto. Sono Mike, un esperto di cimeli di navi. Quando mi chiamano per fare una valutazione, io ci vado volentieri. Ma no quando sto facendo karate! Stai! Togli la cera, metti la cera. Togli la cera, metti la cera. Togli la cera e metti la cera. E chi sarebbe l'esperto? Io mosso venire alla palestra. E come la ci chiamate? Chi lo subito è corruto qua? Ah, mi dispiace, è sotto la doccia. Ma così è messo così. Ma questo non è un accappatoio, è un kimono. Per sfizio, datemi un pugno qua. Ma non mi pare qua. Datemi un pugno qua. L'avete detto voi? Please, dammi un pugno qua. Sei sicuro? Tu che fiera. Oh, fiera tu qua. Fa piacere, non c'è tu su camera. Cosa abbiamo qui? Niente, Mike, sto favo somma. Come? No, dice, stomma, dice, non è favo se questo cappello che addirittura è appartenuto a un marinaio che si mancò a Panama, o Titanic che si affunai. Volevamo capire se era originale o no. Sul Titanic non bastavano le scialuppe di salvataggio, sì. Perciò c'erano tanti morti. Praticamente quando il Carpathia raccolse tutte le persone a New York, i superstiti, anche i marinai. E salvai, salvai. Sì, ma non mi capisco, capillo, è do Titanic, sì o no? No, Titanic, qua c'è scritto Titanic. Ehi, è perché a te se ne è caduto? No, chi sa, Titanic, è il film di Nino D'Angelo. Ma perché a te se ne è caduto, altrimenti stava scritto Titanic. No, this is, non è buono questo, mi dispiace. Scusate, ma allora chi si, il film è Nino D'Angelo, non è un cappello no Titanic. Vabbè, Mike, grazie, ci vorremmo in d'assicurazione. Vabbè, ci vorremmo, ma stringi la mano. Mike, stringi un po' la mano. Non fa niente, Mike. Come on! Ma già stringi. Sì, vai, vai! Ciao, Mike, ci vorremmo, ciao, vattene, va! Ieri indicchiate che in coppa all'etichetta erano poco cancellate, ma mo a chisto, o cancella papà coppa faccia la terra. Ha sapito la canzone di Nino D'Angelo? Vai, dove il sole non c'è mai, vi riete niente, tu e sto cappello, io ma sì. Ma lo sapete che vi potrei essere padre? Con la canzone di Nino D'Angelo. O padre, sempre o padre. O padre, posso essere pure o padre, padre ammazzati. E sciavi e foro, ma tu vedi che si passa. O cappello di Titanic. Sono riuscita a mantenere la calma con quello struzzo. Quello come si dice, quando un mare è calmo, ogni struzzo è marinato. Ma ora è secondo, si fa affunnare.